Con un investimento di 25 milioni di euro, il gruppo BMW ha dato inizio, nello stabilimento statunitense di Spartanburg, al programma Intelligent Energy Management Data System, che consente di monitorare costantemente i consumi e l'efficienza energetica nei siti produttivi. Il programma, che per ora coinvolgerà anche le fabbriche di Lipsia, Regensburg e Landshut, verrà via via esteso a tutti i 30 complessi del gruppo in 14 paesi del mondo. Riflettori puntati al recente auto show di Los Angeles sulla nuova Mini 5 porte. Primo modello del marchio con questo tipo di carrozzeria dopo 55 anni di storia. Passo allungato e un vano bagagli da 278 litri accrescono le doti di versatilità e di comfort della berlinetta britannica, senza alterarne le qualità in fatto di guidabilità e il caratteristico go-kart feeling. Presente a Los Angeles anche la Mini Superleggera Vision, concept realizzata dalla milanese Touring come moderna interpretazione della formula classica di vettura scoperta a due posti. Un riuscito connubio tra stile inglese e fascino italiano. Una linea di prodotti e accessori per la nuova generazione Mini, destinati all'uso più sportivo, sono stati presentati all'S Motor Show 2014 con la firma John Cooper Works Tuning. Gli accessori, frutto di decenni di esperienza in campo agonistico e nelle elaborazioni, sono stati studiati per accentuare il carattere dinamico delle vetture britanniche e per sottolinearne, anche dal punto di vista estetico, la forte personalità. L'anima sportiva delle Mini trova la sua massima espressione nel team, che a gennaio parteciperà alla 37esima edizione del Rally Dakar. 9.000 km in America Latina, una delle prove più impegnative in assoluto in campo agonistico. Per Mini sarà l'occasione di ripetere il successo dello scorso anno, il terzo consecutivo, che ha visto l'affermazione alla guida della All For Racing di John Nani Roma e del suo copilota Michel Perrin. 9 gli equipaggi, fra i quali anche quello di Nasser Al-Attiyah, già vincitore dell'edizione 2011 della gara. BMW Italia ha presentato alla seconda edizione di H2R Mobility for Sustainability, nella cornice di Ecomondo a Rimini, lo startup U6i, per l'impiego intelligente ed innovativo dell'auto elettrica BMW i3, mettendo in evidenza le motivazioni e le ricadute che l'utilizzo della vettura, calato nella propria realtà imprenditoriale, può generare. Spotify, il servizio leader che permette di ascoltare musica in streaming, approda sulle auto BMW e Mini, utilizzando i sistemi BMW Connected Drive e Mini Connected. Il servizio permette di accedere on demand a più di 20 milioni di brani con straordinaria qualità dell'ascolto. Fino al 31 gennaio, i visitatori del Museo BMW di Monaco potranno ammirare la mostra The Mini Story, attraverso un percorso che ospita 30 veicoli originali, pezzi unici da collezione e accessori che rappresentano i 55 anni di storia del marchio. Dalla Morris Mini Minor alla prima Mini della nuova generazione del 2001, una full immersion nel mito di un'auto che ha segnato la sua epoca e ispirato quella contemporanea. La nuova Mini 5 porte scende in campo con la Virtus Roma di basket, uno sport che si sposa perfettamente con il carattere della vettura e del numero 5 che la caratterizza. 5 giocatori in campo, 5 falli concessi a ogni giocatore, 5 secondi di tempo massimo per trattenere la palla senza palleggio. Successo mondiale nelle vendite per BMW Motorrad nei primi 10 mesi dell'anno, con un più 7,4% rispetto al 2013 e debutto di importanti novità di prodotto. Dopo le super sportive S1000RR e HP4 e la Roadster S1000R, arriva il quarto modello della famiglia delle più potenti moto BMW, la S1000XR, un motore 4 cilindri in linea da 160 cavalli e un pacchetto di sofisticati sistemi di assistenza alla guida fanno della debuttante una adventure sport di straordinario livello, per le alte prestazioni in piena sicurezza senza trascurare il comfort sulle lunghe percorrenze. Ancora un classico bicilindrico in parallelo, invece, nella versione più evoluta a 4 valvole e raffreddato a liquido da 90 cavalli per la nuova F800R, destinata a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote e vuole farlo con un prodotto ai vertici qualitativi e dinamici della categoria.
Motorrad ha invitato tutti gli appassionati presenti ad EICMA a personalizzare la moto dei propri sogni utilizzando il configuratore virtuale My90, contribuendo anche a creare un album dedicato all'interno della pagina Facebook di BMW Motorrad Italia. Martin Reitenberg ha vinto la prima edizione del BMW Motorrad Race Trophy, al quale hanno partecipato piloti di 9 paesi, cimentandosi in 7 diversi campionati. Una caduta e un problema tecnico hanno invece compromesso la gara di Sylvain Barrier, del BMW Motorrad SBK Team, nelle due manche sul circuito Losail in Qatar. Barrier conclude così al quarto posto la sua partecipazione al campionato 2014. Ciao, mi chiamo Simone Giordano, 27 anni e sono qui a Monza perché ho vinto il trofeo dedicato al Peugeot 208 R2 e la Peugeot Italia come premio mi ha regalato questa esperienza di essere qui come pilota ufficiale con la 207 Super 2000 a divertirmi 3 giorni insieme a loro. Ho fatto qualche gara di zona, poi ho fatto le finali e è andata bene, sono arrivato qua. 208 R2 sicuramente una macchina che è nata già molto competitiva e facile, veloce, molto divertente, non ha dei costi esagerati di gestione, quindi anche i giovani possono correrci. Simone, ci conosciamo anche fuori dall'ambito rallistico, bravissima persona, non ci si può dire niente. E come pilota, dopo lo shakedown di ieri, non ho parole, veramente bravo, bravo, bravo. Il primo impatto con le ricognizioni è stato un po' strano, non potevo neanche capire come fare le ricognizioni in pista, sulla parabolica, perché da cosa vedo riferimenti non ce ne sono, e invece con le note prese bene, in maniera accurata da Simone, ci siamo trovati subito bene, infatti le correzioni sono state molto poche rispetto a quello che magari può essere un rally normale. Cinque, quattro, tre, due, uno, vai! Inversione sinistra, e sinistra tre, e sinistra tre. Destra lascia, 10, inversione destra. Destra lascia, 10, inversione destra. In, inversione sinistra. Al di là di quello che si dice da fuori, è una gara a gara, è un misto fra rally e pista, non è così facile come sembra da fuori perché la parte vecchia è veramente insidiosa, è molto bella come gara, un bello spettacolo, c'è tantissima gente, molto seguito e permette anche a chi non conosce i rally di avvicinarsi a questa specialità. E lì bisogna andare piano, poggiare. Io l'ho girata un po', ho tirato il freno a mano, poi adesso. Peugeot per me in Italia è il punto di riferimento nei rally perché è una squadra vincente. Paolo e Anna sono formidabili, sono i numeri uno in Italia. Per quanto sono dei campioni famosi, ok, sono molto alla buona, cercano di seguirti, di darti consigli. È veramente una bella famiglia quella di Peugeot nell'ambito dei rally.
Rally di Monza è stata un'esperienza bellissima. Non avrei mai creduto di essere qua un giorno come con una 207 Super 2000 da ufficiale a fianco di due grandi campioni. Per me è stata veramente il coronamento di un sogno. Grazie Peugeot.